Buonasera a tutti, ben ritrovati a questa che è una delle prime iniziative collettive con partecipazione di ampio pubblico del dopo-Covid, dopo un periodo di intervallo che non ha significato interruzione delle attività dantesche, chiamiamole così, perché sono continuate le letture d'Antis, il centenario ci ha permesso delle iniziative di ampio respiro, di ampio profilo culturale e insomma ci mancava questa riunione, questa colleganza che mi piace ritrovare anche e soprattutto nel nome della amicizia fra Dante e Guido Cavalcanti, per la quale ci troviamo oggi qui ad ascoltare il parere di esperti e possibilmente ne sarei lietissimo anche ad ascoltare vostri interventi, commenti, domande e una partecipazione attiva a questo nostro colloquio, che è un pomeriggio, non posso dire di studio perché lo studio è stato fatto prima, ma è un pomeriggio, come dire, di riflessione, attorno diciamo a un rapporto, culturale ed esistenziale di straordinaria ricchezza, di straordinaria ricchezza. È tanto anche che non si fanno convergere di nuovo questi personaggi. Ora, sembrava quasi che Cavalcanti fosse uscito, una volta uscito dal mondo dantesco, dal mondo di Dante, storicamente parlando, ci potesse rientrare soltanto per pochi studiosi, per pochi eletti capaci ancora di interpretare un articolatissimo rapporto fra i due. E invece devo dire che Cavalcanti è sempre stato presente, così come non è stato escluso dalla commedia, che ne pensino alcuni. È lui che ha, come sempre, salato il sangue a Dante, si usa dire così, e questo è rimasto addirittura nel corso dei secoli, tant'è che questo straordinario e fecondissimo rapporto fra i due intellettuali maggiori, tra fine 200 e inizio 300, fine 200 per Cavalcanti e poi inizio 300 anche per Dante, diciamo, è un rapporto che effettivamente permette di speculare su un intero e amplissimo orizzonte poetico, letterario, culturale in generale. Quindi l'occasione è ottima per noi anche di agganciarci a una edizione recente delle opere, delle rime di Guido Cavalcanti, edizione commentata e tradotta a cura del professor Rossend Arqués della Università Autonoma di Barcellona. Questa è l'edizione che potete vedere in vivo, molto densa, ricchissima di apparati e di un commento davvero innovativo per più aspetti. E noi ci agganciamo a questa occasione editoriale che però non è una occasione, è in realtà un punto fermo nella storia, nella storia della vita culturale dantesca. Perché lo sapete tutti, credo che sia anche la ragione per cui ci troviamo qui ad ascoltare queste parole, Cavalcanti è veramente una pietra miliare nella costruzione di un intero mondo dantesco, di un aspetto decisivo e nucleare, fondamentale, profondissimo, della vita dantesca e del mondo dantesco. Quindi noi diciamo ben volentieri diamo subito la parola all'editore Arqués, all'editore e amico Rossend Arqués, che ci ha fatto l'onore di presentare qui presso la Società Dantesca questa sua edizione.
di presentare. Noi non facciamo presentazioni di libri, per tradizione la Dantesca non ne fa presentazioni di libri, voi sapete anche la ragione, perché avremmo code di migliaia di editori e di persone che pubblicano i loro testi dantesco e che vogliono presentare in Dantesca i loro testi. Quindi per evitare situazioni d'allarme e di scarsa sicurezza del luogo, la Dantesca non presenta libri. E infatti noi non siamo qui a presentare l'edizione di Arches, ma a ragionarci sopra, a vedere quali sono questi nuovi segnali che vengono da questa nuova iniziativa. E quindi grazie Rosend, e possiamo principiare il nostro dialogo. No, sono io a ringraziarti veramente per questa opportunità di presentare questo lavoro, cioè di dibattere su questo lavoro, di dibattere su Cavalcanti. È un onore, un piacere stare con voi, con te, in cui insomma abbiamo trascorso tante, abbiamo fatto tante cose assieme, che mi hai traviato verso la, insomma, un ringraziamento anche per il traviamento che mi ha portato a, diciamo, a lavorare su immagini e testo, che questo io non era nei miei orizzonti, poi invece, e ringrazio anche il professor Fenzi e il professor Falzone, perché mi hanno dato molte occasioni di riflettere durante il lungo percorso di questa edizione, che è durata parecchio, anche per altre cose, insomma, però. Quindi, bene, io vi spiego qual è stata la mia idea di questa edizione, il perché. Ovviamente mancava fino a un certo punto nel panorama spagnolo un'edizione bilingue, ce n'era una di molti anni fa, proprio di un amico di Pound, e vi dirò anche perché questo, che è importante che questo Pound, un amico di Pound, quindi Pound ha tradito, ha traviato, ha portato le persone a leggere Dante e la poesia degli origini in italiana, ma anche Cavalcanti, soprattutto direi Cavalcanti. Quindi c'era questa edizione e quindi io sentivo il bisogno. Mi porto via, io lo spiego qui nel prologo, penso ai 20 anni, io avevo delle fotocopie sempre continuamente dell'edizione del 200, della poesia del 200 di Contini con le poesie di Cavalcanti, e dico che questo è il frutto della mia incomprensione in quel momento, e sicuramente continuo questa mia incomprensione, come si diceva prima, e di una difficoltà tremenda capire fino in fondo, diciamo, Cavalcanti, ma anche dalla mia stupefazione, la meraviglia che mi suscita è pari all'incomprensione. Quindi questa edizione è il frutto anche di questo, cioè non solo dare al pubblico spagnolo un Cavalcanti intero, ma anche questo, un po' spiegare a me stesso sicuramente questa meraviglia, e tentare di spiegarmi il fatto di non capirlo fino in fondo. Beh, la mia edizione parte da, non so quanto tempo abbiamo per regolarmi. 20 minuti. Sì, la mia parte da un po' anche del tentativo di capire l'uomo Cavalcanti, no? Quindi che è di una difficoltà enorme, non abbiamo niente cioè mentre per Dante sono 40 documenti, per Cavalcanti niente. Quindi in questo buio è molto difficile. Sì. Grazie. In questo buio è difficile, però insomma alcuni lavori importanti di alcuni ricercatori, per esempio di Acciati o Zorzi, hanno insomma avviato un tentativo di comprensione dell'universo dei magnati, delle classi alte di Firenze dell'epoca, nella quale sembra che dobbiamo inserire questo nostro Cavalcanti. All'interno di questo tentativo di comprensione dell'uomo Cavalcanti entrava, per esempio, un riferimento all'epicureismo,
e quindi ho affrontato, diciamo, in base anche a ricerche recenti, di, parlo per esempio di, una, di un libro, di un articolo, di articoli di Aurélien Robert, ma anche di Giorgio Stabile sull'argomento, per tentare di precisare qual è diciamo, la portata di questo epicureismo e cosa significava all'epoca. È un momento importante, ricordate che in Inferno Decimo, cioè viene accusato, qui ci sono gli epicurei, si dice, no? Quindi che cosa significa epicureo e se questo potrebbe essere applicabile al figlio, non al padre, al figlio. Quindi questo era un argomento. Un altro argomento che, per il quale mi ha aiutato anche la lettura di qualche testo recente di Paolo Falzone, è quello sulla formazione possibile. Anche un recente libro di Giuliano Milani e Brilli affrontano questo problema, però certamente una persona che si afferma come miscredente poteva, laico, poteva entrare nelle biblioteche di Santa Maria Novella, cioè dei conventi di Santa Maria Novella e Santa Croce? Diciamo che è ancora un problema che non sappiamo risolvere. Quindi queste due cose sono un po' affrontate nei limiti di quello che è un'introduzione. Quindi poi viene spiegato, cioè viene tentato di spiegare, però questo è più semplice, qual è il posto di Cavalcanti all'interno della poesia italiana del 200. Questo, insomma, trattandosi poi di un'introduzione che va a trovare un pubblico spagnolo, bisogna spiegare cose che magari per un pubblico italiano non è necessario, però bisogna essere più chiari lì, quindi qual è. Però diciamo che poi c'era il grosso problema, la grossa questione dell'ordinamento. Chi è questo Cavalcanti? Come possiamo ordinare la poesia di Cavalcanti? No? Qual è l'ordine possibile? Beh, io direi che ero partito con l'intento, no? Abbiamo parlato anche con altri amici, cioè, non ce l'ho fatta, neanch'io ce l'ho fatta a dare un ordine, diciamo, plausibile, no? Però diciamo che ho tentato di costruire i poli di tensione all'interno della poesia. Quindi c'è un polo prestilnovistico e c'è un polo, diciamo, che si raccoglie attorno a Donna me prega, in cui Donna me prega potrebbe essere la grammatica di questo secondo polo, no? Che è la distruzione dell'io, tutto quello del neuma, gli spiriti, tutte queste cose. Quindi da una parte una poesia pre-stilnovistica e stilnovistica e dall'altra una poesia della distruzione dell'io, che poi possiamo precisare che significa, cosa significa l'introduzione dell'immagine dell'amata all'interno del corpo di chi ama, no? Quindi della mente di chi ama, del cuore di chi ama, e tutto questo va a finire, secondo, diciamo, possiamo pensare, va a finire su intorno a Donna me prega. Però diciamo che, lo dico, mi sembra, a me Donna me prega, a differenza di Paun, eccetera, non mi interessa tanto. Invece con Calvino io difendo molto, noi siamo le nostre, le penne, che, eccetera, quindi che è la poesia più moderna in assoluto della poesia italiana. Quello, mentre per me, per la mia sensibilità, Donna me prega, io faccio fatica a leggerla, qualunque persona fa fatica a leggerla, invece noi siamo le penne, eccetera, le triste penne è una meraviglia, no? Come piaceva a tanti, a Calvino. Dunque anche la nostra sensibilità moderna è cambiata fino a, diciamo, a raccogliersi un po' intorno a questa poesia. Invece vi ricordo che A Paun piaceva particolarmente, l'ha tradotta, ci ha lavorato, ha fatto
delle indagini su questa poesia. Bene, intorno poi ci sono questi due poli di cui possiamo parlare, poi potremo anche entrare più in profondità in ciascuno di loro, e poi c'è e quindi in tutti questi due poli c'è un dialogo con Dante. Dante è fondamentale, anzi Cavalcanti è fondamentale per Dante, ma anche direi che Dante è fondamentale per Cavalcanti, lo fa reagire, no? C'è chi dice che nella cronologia di Vita Nuova, cioè se Vita Nuova viene prima e Donna Me Prega viene dopo, cioè Donna Me Prega è una risposta a Dante, quindi vuol dire che questo dialogo è forte in tutti e due i sensi. Poi però non bisogna dimenticare che anche lui, come anche Cavalcanti, come tanti altri poeti dell'epoca, ha un terzo polo, cioè la poesia realistica, giocosa, realistica, quindi bisogna dare l'importanza che ha questa parte della sua produzione. Quindi insomma, non mi... Poi c'è un'altra questione che è legata a Cavalcanti polemista. Abbiamo già, se nel capitolo dedicato ai rapporti con Dante c'è tutta la polemica interna fra di loro, che non scherzano, anzi uno ha la sensazione di dire: ma questo Dante non si rendeva conto che nel proporre la dedica della Vita Nuova a Guido Cavalcanti stava già, diciamo, non capiva la portata di questa dedica, o perché insomma la Vita Nuova sconvolge totalmente la visione e al contrario proprio porta nella direzione contraria la poetica che fino a quel momento aveva più o meno tenuto, non so se d'accordo, però insomma inclinava totalmente, no? Quindi non si rendeva conto di quello? È una domanda che manca ormai, io lancio anche perché è impossibile, no? Che non si rendesse conto. Era più forte la possibile concordia, armonia fra di loro, però le risposte di Cavalcanti alle proposte che venivano da Dante erano sempre negative, fortemente negative. Quindi il rapporto poetico fra di loro, non parlo di personalmente perché non lo sappiamo, però il rapporto poetico fra di loro era inclinato, si erano separati effettivamente, quindi insomma poteva lui continuare a tenere assieme tutto? Era un po' difficile. Comunque, Cavalcanti è stato polemista, come lo si sa, insomma, con Guittone, con tutto il guittonismo, con Guido Orlando, Gianni Alfani, eccetera, no? E anche finalmente con Cino da Pistoia. Quindi anche a questo c'è alcune pagine che parlano di questa... Di questi nuclei, che sono poetici, non è che ci sia poi una teorizzazione, perché abbiamo di Cavalcanti, bene o male, abbiamo solo poesie, e quindi è difficile costruire in poesie nelle quali la realtà scompare. Ci sono, ho fatto anche i conti, quanti sono i nomi, le presenze di una certa realtà, sono pochissime. Quindi è tutto irreale, è tutto finzione, è tutto poesia, non c'è realtà, insomma, come possiamo avere per Dante in tante opere, no? Qui è proprio impossibile andare oltre un certo nome, situare una certa poesia, per esempio, no? Poi ne parleremo, per esempio il viaggio a San Giacomo di Compostela. Che farsi di questa notizia? Io non ci ho pensato, ho scritto anche,
Non riesco a capire che cosa ci fa Santiago di Compostela nell'universo cavalcantiano, che cosa significa, posso capire Tolosa, no? Posso capire Nîmes, posso capire queste cose perché c'era il rapporto con i trovatori, lasciamo perdere i catari perché non, almeno io non riesco a capire la funzione catara, per quanto nella vita, nella famiglia di Cavalcanti sono stati colpiti diversi familiari come Patarini, quindi anche il giudizio post morte di Farinata, no? e moglie, quindi insomma ci sono questioni difficili da affrontare, ma cosa ci fa Santiago di Compostela? No? Non riesco a capirlo, io non riesco a capirlo, però insomma, magari qualcuno più, insomma, così, più preparato, più intelligente di me può capire che cosa ci fa, io non lo capisco per quanto mi sono, insomma, ho tentato. No? Quindi poi c'è il nucleo classico, io ho tentato di dire che Cavalcanti è un grosso poeta, lo dico anche per Dante, perché alle volte si dimentica che è un grosso pensatore Dante, è un grandissimo poeta. Cavalcanti, non sappiamo se è un grosso pensatore, Donna me prega fa capire di sì, però è un ottimo, un fantastico, in diversi termini, nelle diverse accezioni del termine fantastico, poeta. Quindi, però certamente bisognava affrontare un nucleo che è stato molto presente negli studi su Cavalcanti, che è quello di poesia, pensiero, poesia, filosofia. No? E lì, insomma, io ho dedicato un po' a parlare della teoria della visione. Adesso non so se è il momento, ma mi sembra che qualcuno di loro ne parlerà, se è il momento di entrare in queste questioni, però certamente gli occhi sono quelli che innescano, no? Quindi la teoria della visione, l'ottica, eccetera, legata alla ottica e poesia è fondamentale non solo per Cavalcanti, ma per Cavalcanti lo è tantissimo, no? Gli occhi sono quelli che innescano quel meccanismo che, siccome non si risolve, va a finire in una in malattia, nella malattia d'amore, no? Quindi, insomma, alcune... E per me sono stati importantissimi in questo senso gli studi, in particolare di Aurélien Robert e di altri persone su il potere dell'immaginazione, cioè il potere delle specie della donna amata sul corpo. Quindi questo, diciamo, per spiegare questa sofferenza. E poi un altro argomento, diciamo, importante che ho affrontato, però questo grazie, diciamo, alle riflessioni, tra l'altro, di Paolo Falzone e in alcuni altri relatori di un convegno che si è tenuto a Parigi qualche anno fa, sull'averroismo, fare un po' il punto di questo argomento filosofico che di solito si tira fuori quando si parla di Cavalcanti. Cavalcanti averroista e che insomma, ho imparato da Paolo Falzoni, diciamo, spero di aver interpretato bene, questa è un'altra. È così importante il fatto di etichettare Cavalcanti come averroista, perché è quello il punto di discrimine fra Dante e Cavalcanti. Cavalcanti è all'averroista quanto invece Dante no, o non lo è negli stessi termini. Quindi la negatività legata di Cavalcanti legata all'averroismo, invece l'apertura verso la divinità, la grazia, eccetera, in Cavalcanti. Beh,
A me sembra che questa etichetta, tra l'altro, è troppo larga o troppo stretta. È troppo larga nel senso di quale averroismo stiamo parlando. In questo stesso convegno ci sono delle relazioni di Porro, di Brenet e di qualche altro in cui si parla proprio di che averroismo, ci si chiede di che averroismo stiamo parlando. Ci sono diversi averroismi, loro separano questi diversi averroismi, e quindi qual è? È tutto uguale? Cavalcanti a che averroismo farebbe, di che averroismo dipenderebbe il suo pensiero, no? Mi sembra, insomma, io non penso, mi sembrava di tentare una risposta a questo. Io mi sentivo un po' non nei miei panni quando, per esempio, Agamben, ma chi per lui, anche lo stesso Nardi, hanno difeso questo averroismo, perché mi sembrava, insomma, non mi sentivo che mi sentivo, pensavo che bisognava un po' andare oltre, che le cose forse potevano essere un po' più complesse, e sicuramente questa apertura, diciamo, di Agamben verso la morte dell'io e il ricongiungerci con, diciamo, l'intelletto, forse in Cavalcanti, per quello che a me sembra ancora, non è, diciamo, è un momento che secondo me nella poesia di Cavalcanti si ferma prima, non arriva si ferma prima, è la stessa biologia legata o condizionata dalle immaginazioni che porta poi alla distruzione dell'io, senza dover arrivare alla comprensione, quindi alla morte dell'io in quel momento lì, davanti all'intelletto. E quindi, insomma, queste sono alcune cose. Poi una particolare, diciamo, capitolo di questa edizione, prima di arrivare a questo, volevo dire che oltre all'introduzione c'è poi l'edizione. L'edizione è composta, come tutte le edizioni, grazie a questa casa editrice che ha messo a disposizione la possibilità di pubblicare un libro così grosso, così commentato, per un pubblico spagnolo che non è che poi sia piuttosto molto interessato, anzi, le vendite dimostrano che proprio non c'era mercato, eh? Però, insomma, grazie a questa casa editrice si è potuto fare questa operazione, e quindi c'è un commento al testo, no? Come al solito, una piccola introduzione, il testo a fronte con la traduzione spagnola che non ho fatto io, che ha fatto il traduttore di Dante per la stessa casa editrice, per cattedra, Luis Martínez de Merlo. Comunque c'è tutto questo. Poi diciamo che oltre all'edizione vera e propria dei testi, grazie a tutto il lavoro che aveva fatto Enrico Fensi sui commenti di Donna me prega, mi sono stati utili anche per inserirne alcuni, non tutti, perché mi sembrava che il pubblico spagnolo non fosse, diciamo, non aveva bisogno, oppure non erano un po' inutili alcuni dei testi che pubblica Fensi nella sua memorabile edizione dei commenti a Donna me prega, però, insomma, anche lì ci sono questi. E poi un'altra cosa che è stata per me molto utile è una specie di costruire all'interno della poesia dantesca un dizionario, scusate, della poesia cavalcantiana, un dizionario. Quindi alla fine del volume c'è un dizionario che rinvia ai commenti di quella parola nelle note oppure in diversi momenti delle edizioni, in modo da restringere al massimo
la ripetizione, la poesia di Cavalcanti è ossessiva, quindi anche linguisticamente è ossessiva, quindi una delle difficoltà era dover ripetere continuamente tutti i termini e tutte le spiegazioni in questo modo, ed è stato molto utile la tesi di dottorato di Roberto Rea su questa terminologia, utilissima. Come mi è stata molto utile per il commento la tesi di laurea di Rinaldina Russell, che trovo che sia una persona dimenticata, e però invece ha fatto una bellissima indagine sulla retorica, eccetera, nella poesia di Cavalcanti. In ultima, proprio perché la mia, come vi dicevo, io sono entrato non come medievista al mondo di Cavalcanti, ma come modernista, cioè a me piaceva molto Eliot, mi piaceva Pound, e leggevo continuamente questi autori, ABC of Reading, eccetera, eccetera, e sono entrato in contatto con la poesia medievale italiana attraverso il Pound. E questo ha la sua importanza. Dunque, mi sono sentito in questa edizione, ho sentito la necessità anche di rendere un po', di scrivere una storia della ricezione, fin dove sono arrivato io, senza, per esempio, indagando sulla ricezione tra 400 e 500 all'interno del petrarchismo, io non sono arrivato a questo, però insomma c'è una storia della ricezione anche pittorica, quindi che indica, per esempio, il dipinto di Vasari, no? In cui si vede Cavalcanti accanto a Dante, a Petrarca, a Boccaccio e altri, no? Quindi, insomma, e poi il passo alla modernità arriva da Dante Gabriele Rossetti, che anche lui dipinge, disegna questi personaggi, cioè Dante insieme a Cavalcanti. Bene, questa è un po' la mia edizione, però diciamo che mi resta ancora un po' di insoddisfazione dopo aver comunque lavorato, mi resta la meraviglia, lo stupore davanti a tante poesie di Cavalcanti, per una certa insoddisfazione per non poter andare più a fondo. No, per esempio l'ordine della poesia, ma anche la comprensione di alcune poesie, perché è così diverso il Dante prestinovistico da Donna me prega, no? Ci sono molte cose che forse non riuscirò mai a capire. Va bene, un po'. Grazie ancora di tutto. Beh, grazie a te, Rossente, che hai saputo mettere sul tappeto una quantità disperante, devo dire, di questioni alcune di esse resteranno irrisolte, per carità, ma questo è quasi un bene per noi commentatori e interpreti, perché continueremo a lavorare nei secoli su queste cose. Insomma, noi negli anni o poco più, ma ovviamente è come nel caso di Dante, insomma, si tratta di universi complessi che vanno continuamente indagati, e ogni secolo ha il suo modo di leggere. Di alcune delle questioni che tu hai evocato sicuramente potremo parlare e discutere anche fra di noi. Il tema del pellegrinaggio a Santiago è senz'altro uno di quegli elementi decisivi, perché poi pesa sul problema del disdegno e via dicendo, e ci sono cose molto interessanti da dire che aprono scenari nuovi. Ecco, molte delle cose che ha affrontato qui in questo suo discorso preliminare Arques sono quelle che decidono degli studi futuri, che aprono nuove vie interpretative. Questa è una delle funzioni dei commenti, perché i commenti non sono mai stazioni definitive, aprono nuove vie interpretative che poi altri commentatori frequenteranno, amplieranno ulteriormente e via dicendo. Quindi è un'opera assolutamente meritoria.
Grazie dunque, e io passerei la parola a Paolo Falzone, invertendo gli addendi della scaletta del secondo e terzo addendo, e quindi gli lascio senz'altro la parola sui suoi argomenti. Grazie. Buon pomeriggio. Dunque, tra i numerosi pregi di questa edizione, nuova edizione di Cavalcanti, ce n'è uno che spicca, a mio modo di vedere, sugli altri e che ne fa un'edizione veramente completa anche in rapporto alle edizioni italiane di riferimento, cioè l'edizione De Robertis e quella più recente di Rea e Inglese. Parlando di completezza, non intendo alludere superficialmente all'estensione del corpus rappresentato, che pure questa raccolta offre nella sua totalità, ma ad una compiutezza più profonda di ordine, diciamo così, strutturale, concernente la fisionomia stessa dell'edizione. Senza banalizzare eccessivamente, mi auguro, la cosa si può riassumere grosso modo in questi termini. In modo originale, l'edizione procurata da Rossend Arques integra felicemente due prospettive esegetiche che fino a questo momento nella storia della critica e della filologia cavalcantiane si sono svolte distintamente, procedendo su strade parallele. Da una parte il principio della explanatio verborum, essenziale all'accertamento della lettera e allo schiarimento dei suoi possibili significati, dall'altra l'attenzione rivolta, nei corposi apparati critici e nelle note, alla ricezione della lirica cavalcantiana attraverso i secoli, dagli antichi commenti a Donna me prega fino al Seme del piangere di Giorgio Caproni o alle Lezioni americane di Italo Calvino. La prima prospettiva attinge oculatamente a una tradizione ecdotica che, inaugurata dall'edizione Favati, ha conseguito i suoi risultati più maturi con le edizioni già citate. Il dato che unifica i diversi momenti di questa vicenda editoriale, fino appunto all'edizione su cui stiamo ragionando oggi, è, direi, il riconoscimento della peculiarità della lettera cavalcantiana, nel corpo della quale si depositano tanto una ricerca formale, possiamo dire estetica, di eccezionale livello, tanto una ricerca che, diciamo, possiamo definire scientifica, che si esprime attraverso concetti, idee, dottrine, mentre la prima si esprime sostanzialmente, come ogni ricerca estetica e poetica, per immagini, per figure. Ho parlato di ricerca scientifica, ma devo, o filosofica come vogliamo dire, ma bisogna subito avvertire che il discorso cavalcantiano sull'amore, tema pressoché unico, esclusivo del suo canzoniere, più che ad astrarre, tende a drammatizzare, cioè a trasformare, cioè in letteratura, in immagini appunto, in figure, i materiali elaborati dalla coeva scienza de anima, cioè l'indagine aristotelica sul vivente e le sue riprese scolastiche. Meglio perciò dell'isolata comparsa di un tecnicismo crudo come possibile intelletto che troviamo in Donna me prega, con la molesta valanga di interpretazioni, per parafrasare Contini, che ne sono discese, è emblematica allora, a questo riguardo, la presenza, la ricorrenza nel lessico cavalcantiano di una parola come spirito o spiriti, nella sua accezione medico-fisiologica di remota ascendenza galenica. Uso che conferma che al poeta interessa non tanto definire l'essenza di amore, del resto non definibile, stando a Donna me prega, ma piuttosto, limitando così l'inchiesta al quia, direbbero i maestri medievali, piuttosto interessa al poeta puntare l'attenzione sulle alterazioni
che la passione amorosa produce nel composto umano, cioè osservare l'amore come fenomeno che coinvolge l'anima nella sua relazione con la materia corporea. Questo tema mi sembra ampiamente e giustamente valorizzato nel commento di Arques. Si veda ad esempio la nota al verso 1 di De Spiriti Miei, che diciamo sulla scia anche degli studi di Stabile, prima ricordati, di Natascia Tonelli, di uno specialista del pensiero medico medievale come Aurélien Robert, fa riferimento ampiamente a queste dottrine. Inutile dire, e anche di ciò il curatore si dimostra pienamente consapevole, che queste nozioni di scuola, diciamo, sono sottoposte da Cavalcanti ad una forte rielaborazione fantastica, se non proprio a una deformazione visionaria. Gli artefici di ogni funzione attiva del nostro organismo, che è ciò che sono gli spiriti nella imparziale descrizione della scienza medica, si mutano infatti per Cavalcanti, ben più drammaticamente, negli esecutori della strage comandata da amore, artefici non della vita ma della morte dell'amante, veri e propri sicari al servizio di una potenza oscura, cieca, irresistibile. E nulla toglie al nucleo tragico di questa intuizione, che è razionale e fantastica ad un tempo, il gioco verbale di Per gli occhi ferri uno spirito sottile, in cui la prova di elegante autoparodia, secondo la bella formula anche qui di Contini, conferma, di là dallo scherzo, la centralità ossessiva di questo tema. Ora, quantunque l'evoluzione delle forme esteriori del giudizio estetico ci tratterrebbe oggi dal dirlo allo stesso modo, mi pare che in sostanza avesse ragione Natalino Sapegno allorché in un bellissimo, ma ahimè dimenticato, saggio del 1930 sul dolce stil novo, pubblicato sulla Cultura, osservava che ciò che si è soliti chiamare il gusto degli stil novisti consiste, più precisamente, nella persuasione, cito, di possedere un complesso di schemi psicologici originali, più profondi, più sottili, più agili di quelli offerti dalla precedente tradizione, e, in secondo luogo, un complesso di atteggiamenti e di immagini meglio adatti ad esprimerli. Chiuse le virgolette. Giudizio che può essere precisato, approfondito quanto si vuole, ma che nei suoi termini generali resta perfettamente condivisibile ancora oggi, se è vero che ad un giudizio analogo approda nel suo complesso, mi pare, anche l'edizione di cui stiamo discutendo. La compresenza di questi due linguaggi con la specifica dialettica che ne scaturisce, cioè poesia da una parte, dottrina, scienza, filosofia dall'altra, ha richiesto storicamente all'editore, all'interprete di Cavalcanti, ma questo può dirsi forse per buona parte della poesia delle nostre origini, il notevole sforzo di accompagnare le ovvie competenze filologiche, linguistiche e letterarie con una solida e meno ovvia conoscenza del pensiero medievale, e, diciamo meglio, per essere meno vaghi, dell'aristotelismo medievale, perché poi di questo si tratta, indispensabile per restituire la poesia cavalcantiana alla dimensione strutturale, in senso crociano, diciamo, che le è propria. Rossend Arques non si sottrae a quest'obbligo, naturalmente, la sua lettura dà conto con precisione ed efficacia di entrambi questi aspetti della poesia di Guido, con particolare sensibilità, e ciò mi pare un tratto specifico della sua chiosa, per l'interazione tra i due codici, il poetico e il dottrinale. Come dimostra, ad esempio, la nota al verso 3 di Perché io non spero di tornar giammai, laddove, a commento della dittologia leggera e piana, riferita, come si sa, alla balladetta, Arques osserva opportunamente che i due aggettivi rinviano al trobar leo trobadorico
che deja de lado los tecnicismos filosóficos tan frequentes en la poesía cavalcantiana. A questa prima prospettiva, che ambisce a ricostruire puntualmente il senso della lettera cavalcantiana, se ne affianca, come dicevamo, una seconda, attenta a registrare in modo più sistematico di quanto non sia avvenuto fin qui le riprese e i riecheggiamenti della poesia di Guido attraverso i secoli. Il quadro tracciato da Arques disegna le vie di una ricezione sostanzialmente duplice, anche qui fatalmente divisa tra interessi più strettamente poetici e dottrina. Da una parte sta la costellazione dei testi esegetici, da Dino del Garbo a Pound, riferibili a Donna me prega, mercè la quale si impone, non senza effetti, sull'interpretazione complessiva del canzoniere cavalcantiano, la prevalente caratterizzazione in senso filosofico della poesia di Guido, e per questa operazione, diciamo così, il modello seguito da Rossin d'Arques è la preziosissima antologia curata da Enrico Fenzi per il Melangolo. Dall'altra stanno invece i tanti poeti e scrittori che si sono nutriti del linguaggio cavalcantiano e delle sue immagini, quindi non tanto delle dottrine, diciamo così, ma delle immagini, in un dialogo che dura ininterrotto da Dante, primo testimone, artefice della fortuna del primo amico, anche al di là forse delle intenzioni, fino al Novecento, con il culmine rappresentato ancora da Pound, mentre per l'Italia il censimento si arresta, se non ho visto male, al Caproni, appunto, delle poesie per Annina, e se si eccettua l'obbligatoria menzione della lezione cavalcantiana sulla leggerezza, che implica però la mediazione ulteriore, diciamo così, della celebre novella di Boccaccio e dunque meriterebbe un discorso a parte. Della volontà del curatore di documentare, sia pure sobriamente, questa stratificazione di letture, tesa a catturare l'eco della voce cavalcantiana attraverso i secoli della letteratura europea, offre un buon esempio la chiosa al verso 6 di Biltà di Donna, il famoso verso «E bianca neve scender senza venti», chiosa che offre una piccola storia delle riprese della celebre immagine, la quale muove come d'obbligo da Inferno 14, fino addirittura a sospettare una memoria di questo verso, attiva da Petrarca a Calvino, in quasi una fantasia di Montale. Insomma, l'edizione di Arques, ed ecco la completezza a cui facevo riferimento, mette il lettore nella condizione di leggere, di capire le liriche di Cavalcanti, con tutti i complessi problemi filologici, interpretativi che esse implicano, ma anche di farsi un'idea della vitalità straordinaria di questa poesia, della poesia di Cavalcanti, nella nostra tradizione letteraria. Certo, una tradizione più eletta, se vogliamo, più aristocratica rispetto a quella dantesca, ma comunque persistente. Fatte queste osservazioni di carattere generale, vorrei fermarmi ora, più nello specifico, su una questione che appassiona e anche affatica, bisogna dire, tutti gli studiosi di Cavalcanti. Da che Bruno Nardi, in un famoso articolo del 1943, la rese nota sulle pagine degli studi danteschi. Intendo riferirmi, come è ovvio, alla questione dell'averroismo o non averroismo di Guido, questione che ne implica un'altra, non meno spinosa, alla quale non so se potrò, diciamo, dare rilievo ora qui, riassumibile nella domanda se all'averroismo sia da ricondurre in qualche modo quell'epicureismo con il quale le fonti trecentesche specificano più o meno concordemente la risaputa attitudine di Guido per gli studi filosofici. Questione la cui obiettiva
intrinseca rilevanza è accresciuta dal fatto che la soluzione di questi nodi non è senza riflessi, non è rimasta senza riflessi sull'interpretazione complessiva delle cause del dissidio tra Dante e il suo primo amico, e fatalmente ha condizionato e condiziona tuttora l'esegesi del canto decimo dell'Inferno, in particolare dell'enigmatico disdegno di Guido e del suo oggetto. Dico subito che la cautela che Arques mostra nei confronti della lettura verroista di Donna Me Prega, proposta appunto da Nardi, mi trova pienamente d'accordo, tanto più che io stesso, come ricordava Rossend, credo di aver contribuito con uno studio di qualche anno fa, non dico a confutare, ma a mettere perlomeno in discussione questa tesi, alla quale si è aderito, parlo in termini generali, in modo forse, diciamo, un pochino così, in modo incondizionato, unanime, senza effettuare una verifica forse attenta dei suoi presupposti. Presupposti che, tengo a dire, non sono soltanto interni, cioè non muovono soltanto dalla interpretazione dei versi della canzone, ma anche sono anche esterni, estrinseci e, per meglio dire, storiografici. Cioè l'idea di un Cavalcanti familiare della filosofia araba, come che questa venisse intesa, era in voga già prima di Nardi, ad esempio negli studi di Giulio Salvadori, di Liborio Azzolina o di Karl Fossra, tutti studiosi dei primi anni del Novecento. E questo dato ha pesato non poco, a mio avviso, nell'orientare il grande Nardi, che certamente aveva una conoscenza molto più approfondita e, come dire, più rigorosa del pensiero medievale delle fonti arabe, dicevo che questo comunque ha avuto un certo peso nell'orientare Nardi a privilegiare proprio le fonti arabe, e in particolare Averroè, nella ricostruzione del pensiero cavalcantiano. Dei motivi per i quali questa ricostruzione, appunto, mi pare poco persuasiva, ho discusso in questo articolo, quindi qui non riprendo, diciamo, i termini di quella discussione e mi limito all'essenziale. L'adesione di Guido all'averroismo si ritrae, per Nardi, dai primi versi della, sostanzialmente dai primi versi della terza stanza di Donna Me Prega, cioè dai versi 29-31 della canzone, il cui dettato piuttosto oscuro e involuto, suona così: non è virtute, ma da quella vene che è perfezione, che se pone tale, non razionale, ma che sente, dico. Cosa vogliono dire questi versi? L'amore, dice Guido, non è una virtute, non è cioè una facoltà. E ciò non di meno, pur non essendo una virtù, ossia un principio di operazione, procede da una virtù, ma da quella bene. Questo è quel che si dice al verso 29, il cui contenuto è abbastanza chiaro. Guido sta dicendo, insomma, che amore non è una particolare virtù o facoltà dell'anima, come ottimamente ha parafrasato Fensi, che alla canzone ha dedicato un preziosissimo commento. Quindi non è una particolare virtù o facoltà dell'anima, benché sia il prodotto di una virtù o facoltà dell'anima. Più opaco è il significato dei versi 30 e 31, e non è un caso che qui, nelle pieghe di questa opacità, ha preso corpo la tesi dell'averroismo di Cavalcanti. I due versi definiscono la virtù dalla quale amore procede attraverso una perifrasi abbastanza lambiccata. La virtù di cui si tratta, afferma Guido, è perfezione che, se pone tale, non razionale, ma che sente, dico. Ora, parafraserei per ora in questo modo:
pur non essendo una virtù dell'anima, amore è opera di quella virtù che si ritiene, si pone, attui, che è perfezione, la capacità operativa dell'anima. Quindi, ripeto, amore è opera di quella virtù che si ritiene attui la capacità operativa dell'anima. Due punti. Non mi riferisco, voglio precisare, dico, all'anima razionale, le cui facoltà supreme, sottinteso, sono intelletto e volontà, bensì all'anima sensitiva, nella quale appunto amore ha la sua sede. Data questa parafrasi approssimativa, resta da capire quale sia in concreto la virtù alla quale Cavalcanti sta facendo riferimento e che cosa significhi propriamente che tale virtù, come generalmente si dice, si ammette, si pone, è perfezione non razionale ma che sente. La virtù cui allude il poeta, spiega Nardi, è quel senso interno di cui parlano i filosofi arabi, che va sotto il nome di virtù cogitativa e rappresenta il grado più elevato ed astratto di conoscenza sensibile, cioè conoscenza del particolare, conseguibile dall'uomo. A questa ipotesi Nardi giunge a partire da due dati incontrovertibili. Nella seconda stanza della canzone, Cavalcanti afferma A, che l'amore risiede là dove sta memoria, in quella parte dove sta memora prende suo stato, ossia appunto nell'anima sensitiva, che è sede della memoria, e B, che esso viene da veduta forma che si intende, verso 21, verso che abbrevia un processo psicologico complesso che, seguendo la chiosa di Dino del Garbo, può descriversi più o meno in questi termini. L'amore ha origine da una forma che, catturata dalla vista, cioè veduta, trascorre nell'anima sensitiva. Qui i sensi interni la sottopongono gradualmente a un processo di scomposizione, di smaterializzazione, fino a ricavarne un'immagine mentale, l'intenzione, sorta di proiezione e eidetica dell'oggetto appreso dai sensi. Ancorché smaterializzata, questa forma non è tuttavia un universale, non è un concetto, ma dell'oggetto da cui deriva conserva, anche se a un grado maggiore di astrazione, le molteplici determinazioni che ne fanno una realtà singolare, sensibile. In quanto trascrizione spirituale della forma concreta di un oggetto, la specie intenzionale è in grado di sostituirsi pienamente alla presenza fisica dell'appetibile e, fissandosi nella memoria, di esercitare in sua vece un potere di attrazione sul desiderio, innescando così il processo amoroso vero e proprio. Ora, argomenta Nardi, se ammettiamo che l'amore sia per Cavalcanti un prodotto dei sensi interni, non si vede che altro dovrebbe essere la facoltà che i versi 29 e 31 indicano come quella da cui l'amore viene, se no la virtù cogitativa, la quale, collegando alla singola forma appresa determinate qualità, sembra avere in effetti un ruolo determinante nella genesi del processo amoroso. Fin qui la proposta di Nardi è assolutamente condivisibile, persuasiva. Non è altrettanto condivisibile invece la conclusione che Nardi pretende di ricavare da questa identificazione, onde dar prova dell'averroismo del primo amico di Dante. E si noti che sul punto Nardi si distacca dalla chiosa di Dino del Garbo che ha seguito fino a questo momento. Dice Nardi: Cavalcanti afferma questo, sono parole di Nardi, l'amore non è facoltà dell'anima ma deriva da quella facoltà, la cogitativa, che è forma e perfezione sostanziale del corpo umano, come si ritiene dagli averroisti, e non da quella parte razionale che forma e perfezione non è, secondo gli stessi averroisti.
La parafrasi dei versi 29 e 31 proposta da Nardi, ineccepibile nella prima parte, dove dice che l'amore non è una facoltà dell'anima, ma deriva dalla quella facoltà che ha nome cogitativa, contiene a mio avviso una forzatura nella seconda parte, laddove a cogitativa si fanno seguire le parole, la quale è forma e perfezione sostanziale del corpo umano, come si ritiene dagli averruisti. Non mi pare che i versi, per quanto ingarbugliati, si spingano ad affermare tanto. Cavalcanti si limita ad asserire, più semplicemente, che la cogitativa è la più nobile, la più alta, delle facoltà dell'anima sensitiva. Attraverso i sensi interni, l'anima sensitiva tocca infatti il culmine della propria potenza operativa. Se l'amore è opera speciale di questa facoltà, cui anche Dante si riferisce come a quella virtù più nobilitate, vuol dire allora che esso non è opera della ragione, non deriva cioè da quelle potenze apprensive superiori, intelletto e volontà, nell'esercizio delle quali l'anima razionale perfeziona se stessa. La distinzione tra perfezione che sente e perfezione razionale, posta da Cavalcanti, mi sembra insomma funzionale a specificare che la genesi del processo amoroso è legata alla forma più elevata e compiuta di conoscenza sensibile, la quale si esprime nell'attività della cogitativa e non ha a che vedere invece con l'esercizio delle facoltà apprensive superiori, da cui dipende invece la nostra perfezione di esseri razionali. Non mi spingerei a dire, concludendo su questo punto, che l'averruismo del primo amico di Dante sia un'immaginazione di Nardi. Molti elementi del suo discorso restano infatti validi e degni della massima attenzione e considerazione. Mi pare però sia giunto il momento di aggiungere, no, alla fine del titolo perentorio dell'articolo nardiano, che suona, come ricorderete, l'averruismo del primo amico di Dante, almeno un punto di domanda per riaprire una questione data forse troppo sbrigativamente per risolta. E aperta la questione si presenta appunto nel commento di Arches, come dimostrano le note alla canzone, improntate a un ammirevole equilibrio. Motivo in più per apprezzare questa nuova edizione delle rime di Cavalcanti e per essere grati al suo curatore, Rossend, per averla offerta alla comunità scientifica e più in generale a chiunque intenda perfezionare lo studio e la conoscenza di questo grande protagonista della poesia italiana del 200. Grazie. Bene, come avete sentito, Cavalcanti costringe sempre più ad affinare gli strumenti della dottrina per poter camminare sul suo territorio poetico, per poter intendere alcune delle questioni di grande momento che evoca la sua produzione letteraria, dal problema dell'averroismo, il grande nucleo raggiante di Donna me prega, e del rapporto con la vita nova, e via dicendo, questioni davvero che richiedono davvero delle competenze stratificate, delle competenze molteplici che sono state versate nel commento e che ora noi abbiamo a disposizione per poter, appunto, per poterci proiettare verso nuove acquisizioni, là dove possibile, perché le cruces sono tante, perché appunto i luoghi critici ancora da interpretare richiedono ulteriore dottrina. E dunque sì, anch'io a mia volta vorrei dire qualche cosa proprio a proposito di uno di questi nuclei argomentativi della cultura cavalcantiana e dantesca, proprio direi circolando per un po' attorno a Donna me prega. Mario Marti scrisse una recensione
per il Giornale Storico della Letteratura Italiana, dopo un vario dibattito che c'era stato intorno alla canzone di Cavalcanti, intitolata Acque agitate per donna me prega. È un titolo azzeccatissimo perché in effetti, devo parlare su questo, è un titolo molto azzeccato perché effettivamente quella del, diciamo di, dell'apparire di questo testo sull'orizzonte poetico tardo duecentesco ci spinge a portare dentro un testo molto complesso una quantità infinita di elementi. Perché all'ordine del giorno, con Donna me prega, è una questione decisiva davvero della cultura poetica tardo-duecentesca. E cioè quel passaggio, quel rito di passaggio che avviene, potremmo dire, fra Cavalcanti e Dante, ma che può essere detto anche del passaggio dell'esperienza d'amore dal desiderio e dalla passione alla lode e alla contemplazione, alla salvezza e alla salute. È un passaggio attraverso, con il quale sia Dante che Cavalcanti cercano di orientare un pubblico, il pubblico della poesia del tempo. Di questi fedeli d'amore, non lo dico certo in senso valliano del termine, ma di chi praticava la poesia d'amore del tempo. E diciamo, quando vengono prodotte La vita nova e Donna me prega, forse in questa successione, prima il testo dantesco e poi la risposta polemica di Cavalcanti. Questo secondo la mia modestissima opinione, ma ce ne sono anche altri. Ma a me la scaletta o la scansione fra l'uno e l'altro testo interessa relativamente poco, mi interessa assai di più pescare qualche elemento comune interno a entrambi i testi, che permettano appunto di ricostruire che cosa è accaduto veramente fra i due. Anche perché Cavalcanti, di solito personaggio così elitario, mettiamolo un pochettino così, invece nel congedo di questa canzone si vede preoccupato, intenzionato a portare dalla sua parte proprio quel pubblico che molto probabilmente Dante stava orientando verso altre direzioni. Ecco, è questa una delle ragioni per cui è pregevolissimo il commento di Rossend, perché permette di rimettere in circolo, nella rilettura soprattutto di Donna me prega, in questo caso di Donna me prega, di rimettere in circolo elementi che possono essere orientati verso nuove acquisizioni. Perché con Cavalcanti, lo sappiamo, abbiamo a che fare con dei frammenti, con delle accensioni improvvise di senso, con delle esecuzioni, con delle immagini che compaiono improvvisamente e poi vengono distrutte dall'arrivo di amore, gli spiriti cacciati e via dicendo. La raccolta delle sue rime, è inutile che ce lo nascondiamo, non è un organismo, non potrà forse mai esserlo, non è stata pensata così. In realtà noi abbiamo soltanto qualche aggruppamento di testi intorno ad alcuni argomenti poetici che, se non li sappiamo intendere bene, rimarrebbero irrelati. Ma invece, se noi scaviamo un po' sul rapporto fra il libello, La vita nuova, e la canzone, forse qualche cosa riusciamo a tirare fuori. Ritrovo alcuni semi di ricerche passate
che Archessa ha anche rinfrescato nel suo commento, e che ha, diciamo, ha fatto sì che dei testi in apparenza satellitari o marginali in realtà tornano a significare in modo nuovo. Mi riferisco anche, come dire, a quella sintonia di partenza che c'è fra i due amici, del loro schierarsi comune contro Guittone e il suo fabuloso parlare, fatto di metafore convenzionali, di immagini convenzionali, di, uso il termine più esatto, di figure convenzionali, quella sintonia fra Dante e Cavalcanti che è esplicita nel capitolo 25 o 16, secondo un'altra edizione, della Vita Nuova. Quello dedicato alle figure, alle personificazioni, che solo lo mio amico e io ne sapemo bene che cosa significano e come vanno interpretati, e che richiamano quell'accusa che Cavalcanti stesso, in un altro straordinario testo suo, Da più a uno face un sollecismo, che Cavalcanti rinfaccia a Guittone e gli dice: per te non fu già mai una figura. Figurarsi, la poesia di Guittone è un visibilio di figure e soprattutto retoriche. Ma qui evidentemente Cavalcanti dice un'altra cosa, è in sintonia con Dante, sta parlando appunto di amore come accidente in sostanza, anticipata questa affermazione, questa discussione, da quel capitolo 24esimo, sempre della Vita Nuova, dove si parla del nome di Beatrice. E si fa quel discorso su primavera, prima verrà, su Giovanna che ha anticipato Beatrice, su queste figure, su questi nomi che pertengono per Cavalcanti alla sfera fisica e invece cominciano a significare ben altro per Dante. Primavera che viene sostituita da una figura più alta, con le vesti bianchissime di Beatrice, opposte al compriso bianco non si può vedere di Guido Cavalcanti. In Donne che avete intelletto d'amore, i due dibattono, in questo capitolo della Vita Nuova dibattono, diciamo, Dante nella Vita Nuova evoca una questione che è stata assolutamente centrale nella discussione fra i due, nel dibattito e nel contrasto e nel confronto fra i due. Il problema delle figure in poesia, e poi vedremo per Dante anche in arte. In Donne che avete intelletto d'amore, Dante mette in scena un angelo che si rivolge a Dio per comunicargli una cosa straordinaria, che nel mondo è visibile un miracolo in atto, incarnato in un'anima le cui virtù risplendono fino al cielo. Cavalcanti non può essere d'accordo su questa affermazione di Dante, perché per Cavalcanti solo nella prima fase del processo d'amore, del processo conoscitivo, l'amore è esperibile fisicamente. Solo in una prima fase, in una fase aurorale, è visibile. Perché la forma, quando diventa intellecta, si sottrae alla vista, non è più percepibile. E lo fa, e fa la stessa cosa anche amore che da lei procede. È un punto forte del loro argomentare. Amore figurato, figurabile in modo tradizionale, viene lasciato lontano. Lo aveva fatto Guittone nel celebre, in quella corona di sonetti intitolata convenzionalmente Il Trattato d'Amore. E Cavalcanti dice che non si può passare direttamente dalla visione dell'oggetto d'amore a una forma intellecta.
Dante gli tappa la bocca, beh, non si può dire Dante gli tappa la bocca, ma perentoriamente scrive, e questo è un verso limpidissimo, vede perfettamente onne salute chi la mia donna tra le donne vede. Chi vede Beatrice, la figura di Beatrice, vede perfettamente onne salute, va al di là della sfera fisica, va verso la speranza, la salvezza, verso qualche cosa di molto più alto. E qui si cancella un po' quella sintonia, appunto, che era legata a quel a vedeste al mio parere onne valore, alla risposta di Cavalcanti al primo sonetto della Vita Nova, che fu quasi lo principio dell'amistà tra lui e me, diceva Dante. È un passaggio di consegne quello che avviene in questo capitolo della Vita Nova a fronte del pensiero, dello stesso pensiero cavalcantiano. Dante si sta avviando verso un modo più alto di significare le cose e di significare l'amore. E propone anche un rinnovamento, quindi, delle figure poetiche che devono, delle figure anche retoriche, ma delle figure in immagine, che devono restituire, devono comunicare questo nuovo fatto. Beh, la questione è estremamente complessa perché coincide con il rinnovamento dei temi dell'allegoria, di cui Dante si fece carico proprio agli inizi del Trecento. E qui c'è una questione di rapporti intorno al 1305, inaugurazione della Cappella degli Scrovegni di Giotto, e discussione che molto probabilmente avvenne, ne abbiamo traccia nei documenti d'amore di Francesco da Barberino, discussione che avvenne attorno al valore allegorico delle figure, dei vizi e delle virtù nello zoccolo della Cappella degli Scrovegni, dipinta da Giotto. Ci fu effettivamente una discussione attorno a queste nuove figure che portavano dentro di loro qualche cosa di più alto rispetto alla vecchia allegoria, quella di Alano di Lille, dell'Anticlaudianus, del De Plancton Nature, e via dicendo. È una nuova funzione delle figure quella che Dante propone in questo momento decisivo post Vita Nova, e che Cavalcanti avrebbe però immediatamente censurato, se pensiamo a che cosa pensava lui delle figure in sonetti come Una figura della donna mia o Se non ti caggia la tua Sant'Elena. Dante è già trascorso oltre le posizioni cavalcantiane, e facendo un piccolo calembour è già trascorso oltre la sfera che più larga gira. Qui, in mezzo a citazioni cavalcantiane frequentissime, troviamo proprio il tema del venire, del proiettarsi di Dante oltre le posizioni cavalcantiane. Cavalcanti, per riportarlo a sé, scrisse «Ivegno il giorno a te infinite volte», «Ivegno il giorno a te», vengo fisicamente a trovarti, o col pensiero in realtà, ma insomma ho sempre un rapporto con... E qui invece Dante propone un venire che riguarda forme molto più alte, che riguarda, diciamo così, quell'intelligenza nuova, salvifica, sostanziale, che insegna ora tramite Beatrice e tramite l'episodio di Beatrice come intelletto e amore possano collaborare, cosa che invece Cavalcanti ovviamente negava. Ora sono mirabili qualità di quelle che stanno all'interno delle figure d'amore proposte da Dante. Questo passaggio e questa situazione, che andrebbe articolata molto meglio, capisco bene, spiega alcune cose. Quando Dante dice che disegnare degli angeli è un'operazione che deve andare al di là delle forme sensibili, non basta disegnare un angelo, bisogna dare ad esso quella consistenza, quei valori
che lo trasformano in una figura soprasensibile, in una figura sopracavalcantiana, appunto. Ecco il sonetto con il doppio cominciamento, no? Con una situazione terrestre, invece poi con una situazione celeste. Affermazione gravida di elementi molto importanti, perché andrà poi a reggere la concezione dantesca più profonda, più matura, in merito al figurare artistico e verbale, naturalmente. Nell'episodio del visibile parlare, naturalmente, nei canti 10-12 del Purgatorio. E se proprio volessimo recuperare questa successione tra Vita Nova e Donna Me Prega, alla luce di questi pochi elementi che vi ho dato, dobbiamo farlo tenendo conto anche soprattutto del superiore tasso di polemica o polemismo che Cavalcanti mette in opera nella sua canzone rispetto alla Vita Nova, perché in realtà la Vita Nova è un testo appunto in evoluzione, in movimento. C'è il momento della sintonia fra i due all'inizio, il libello è dedicato all'amico, poi invece vediamo che le cose cambiano nel corso del tempo. È un testo dinamico, la Vita Nova, rappresenta situazioni stratificate nel tempo. Per cui diventa centrale questa discussione attorno alle figure fra i due amici, a tal punto che qualcuno ha supposto sulla base di esso che potrebbero esserci persino diverse redazioni della Vita Nova, perché le cose cambiano fra i due in corso d'opera, man mano che discutono di questi frangenti, di queste situazioni. Ma questa è una caratteristica anche dantesca, quella, oserei dire, ho cercato di dimostrarla in un saggio recente, una caratteristica che ha Dante è quello di proporre dei testi nel tempo, in diverse fasi del suo fare artistico e poetico. Gli succede con Voi che intendendo il terzo ciel movete, una canzone che sottopone al giudizio degli ascoltatori, dei lettori, in fasi diverse del suo fare, anche in ragione dei temi averroistici che sono all'interno di essa. E nessuno mi toglie dalla testa che appunto sia proprio Voi che intendendo il terzo ciel movete quella canzone che viene accompagnata dal sonetto Messer Brunetto, questa pulzelletta, si vien con voi la Pasqua a fare, e via dicendo, Dante che offre in lettura questa canzone dopo che l'ha composta circa 20 anni prima, forse anche un pochettino di più, ma questo è un altro. Allora, chiudo. I legami fra i due continuano a lungo nel tempo, a durare nel tempo anche dopo la morte di Cavalcanti, lo sappiamo bene. Se noi guardiamo a I vegno il giorno a te infinite volte, e così facendo un salto temporale e anche un po' troppo fantasioso, guardiamo a Da me stesso non vegno, qui cominciano a scattare alcuni collegamenti allusivi molto forti, che ci portano intorno al tema del disdegno, intorno all'episodio celeberrimo del decimo canto dell'Inferno e a quella interpretazione che sarebbe possibile fare se le persone e i commentatori e gli interpreti si leggessero almeno fra di loro, ma così non è. Evidentemente molti scrivono cose assolutamente intelligenti e decisive, ma in genere noi dantisti ci leggiamo fra di noi amici, mi prendo la colpa anch'io, e continuiamo a fare il nostro tipo di critica. Ma in realtà ci sono dei semi nei testi che vanno fatti fruttificare e che portano verso direzioni completamente diverse rispetto a quelle tradizionali. Nel caso del disdegno bisogna portare in campo la figura di San Giacomo Maggiore, figura delle virtù teologali, perché
è qui che Dante evoca il pellegrinaggio di Guido Cavalcanti a Santiago de Compostela. Santiago de Compostela è il luogo dove apparve la stella sul luogo del sacrificio di San Giacomo Maggiore. Poi protagonista, come sapete bene, come esaminatore sulle virtù teologali nel 25° canto del Paradiso. C'è tutta una rete, ci sono tutti questi fili ancora cavalcantiani che continuano a parlarci all'interno del testo dantesco. Sta a noi andarli a reperire, andarli a muovere, diciamo così. E devo dire che effettivamente l'occasione di questo commento è ottima per poter ricominciare a leggere in forme nuove il rapporto Dante-Cavalcanti, come già ha fatto appunto Rossend, proponendoci appunto anche delle letture poco tradizionali di alcuni testi che effettivamente cominciano a significare in modo nuovo. Grazie. E do senz'altro la parola a Enrico Fenzi, il quale si scusa di avere degli appunti un po' confusi e di parlare quindi un po' a braccio e dicendo cose rispetto alla finezza degli interventi che vi hanno preceduto forse un po' grossolane. E chiedo di essere perdonato se in questo, per esigenze anche di chiarezza, potrò sembrare un po' esagerato in alcune affermazioni. Me ne rendo conto e so benissimo che possono essere corrette e variate, ma vorrei in ogni caso dare un quadro un po' forte anche del rapporto assolutamente fondamentale tra Cavalcanti e Dante. Un rapporto di profonda amicizia che è la forma generale entro la quale si colloca anche un rapporto di profonda inimicizia o scontro. Per dirla in una maniera, ripeto, molto grossolana, qual è il quadro generale e qual è anche l'importanza e la suggestione di questo momento, di questo incontro-scontro Cavalcanti-Dante? Lasciando per un momento le cose molto importanti che per esempio ha detto Falzone sulle esatte interpretazione filosofica in chiave speculativa di Cavalcanti, cos'è che poi in generale resta? Cavalcanti esprime al massimo grado, in una maniera perfetta, esprime quella generale tendenza, quella generale dottrina che considerava l'amore sostanzialmente come una malattia, come una forma patologica, legata all'alterazione degli umori, legata all'azione interna di un'immagine devastante, a un'ossessione, a un'immoderata cogitatio, si metta come si vuole, che nei casi estremi provocava fenomeni simili alla licantropia, all'amore eros, eccetera, eccetera, che tutti i manuali di medicina si preoccupavano di curare, Cavalcanti la rappresenta. Rappresenta una secolare tradizione per cui l'amore è una passione, quindi è una forma particolare, è una patologia. Come Dino del Garbo, ogni volta che dice l'amore, nel suo commento, dice come l'ira, l'odio, eccetera, eccetera, eccetera. L'amore come le altre passioni. L'amore è una passione che di per sé altera un equilibrio ottimale che l'uomo perde. Quindi è una minaccia, una malattia, una perdita, eccetera, eccetera. Su questo poi
parleremo, perché è precisamente l'argomento che occorre affrontare quando si parla di Cavalcanti. Quindi Cavalcanti riassume in sé, nella maniera più forte e più partecipata, e mi si lasci pur dire una categoria malfamata, giustamente, ma in questo caso lo si può dire, riassume nella maniera più sincera, ecco, uso un aggettivo molto pericoloso, possibile, più personale, come un dato d'esperienza personale, questa concezione d'amore, che è una concezione normale al tempo. Faccio un esempio che è merito di Nardi avere sottolineato. Quando Dante manda agli amici il primo sonetto della Vita Nuova, in cui c'è il sogno, in cui vede amore che tiene in braccio Beatrice, a volte in un drappo, eccetera, eccetera, manda il sonetto agli amici perché gli spieghino che cosa significa questo sonetto. Dante da Maiano gli risponde e dice: sì, ho capito bene, tu stai farneticando, sei ammalato, quindi ti consiglio, dice, lava la tua coglia frequentemente, fai dei bei bagni freddi nelle parti intime e, se non bastasse, ricorri a un esame delle urine. E Nardi, mi pare di ricordare, abbastanza bene, di cosa dice? Dice: sì, è certamente un sonetto in parte ingiurioso, in parte polemico, come vuoi, ma in realtà è un sonetto che dice quello che la cultura media del tempo avrebbe detto riguardo a quel fenomeno. Rispecchia la concezione di amore comune. Tu sei, hai la febbre, sei ammalato, amore ti ha ridotto in queste situazioni, cerca di recuperare con dei bagni gelati il tuo equilibrio. Bene, siamo a questo punto col Cavalcanti. Dante sconvolge per primo, che io sappia, per primo questa concezione e consegna alla nostra modernità un'idea di amore come attività, energia, movimento, esperienza spirituale di conoscenza. È l'opposto. Da una parte amore come impedimento, come passione, come alterazione e come nemico della ragione, dall'altra amore come parte di un movimento, Dante poi lo dice, di un influsso universale, di una dialettica positiva, in cui amore è anche e soprattutto amore di conoscenza. Perché il sillogismo è facile. Quando nella Vita Nuova Dante dice che il approda una concezione d'amore al cui fondo sta la lode di ciò che si ama, sposta l'attenzione da quello che avviene dentro l'amante alla sua condizione di sofferenza, che ignora la realtà, per esempio, dell'oggetto amato, quale che sia la donna, ignora in qualche maniera la donna, in Cavalcanti è così, sposta l'attenzione dalla percezione che l'io ha di se stesso, e Dante dice che questa è materia meno nobile, dice: io lascio la materia meno nobile che consiste nel parlare del mio stato, che è l'oggetto della poesia d'amore fino a lui. Quindi lui dice: io non faccio più poesia d'amore come tutti quelli che sono venuti prima di me hanno fatto, perché io non parlerò del mio stato, ma parlerò in lode di ciò che io amo. Il principio in origine probabilmente è fortemente agostiniano: dimmi chi ami e ti dirò chi sei. È l'oggetto d'amore che qualifica l'amore. Si può amare il crimine e amare il brutto, e si può amare la santità e amare il bello. L'amore di per sé è molte cose e si qualifica in base all'oggetto. Ma se io devo lodare l'oggetto del mio amore, lo devo conoscere.
perché ancora Agostino insegnava si ama solo ciò che si conosce. E se io concepisco l'amore come un atto di dedizione e di conoscenza verso qualcosa che mi trascende, io intraprendo un cammino di conoscenza che poi si riverbera e modifica anche me stesso. Quindi accetto con coraggio e con rischio un percorso, che è un percorso di amore e quindi è un percorso di conoscenza. Di qui viene anche quel connaturato sospetto di allegorismo che bene o male grava sulle rime d'amore di Dante. Ci sono sempre degli interpreti che tendono più o meno, in maniera più o meno esagerata o ragionata, a sovradeterminare il linguaggio amoroso di Dante. Ma dove sta la radice di questa sovradeterminazione? In Dante stesso, nel momento che fa dell'amore, un percorso di conoscenza. Quindi è immanente l'esigenza, lo stimolo, il rischio di esagerare, se si vuole, tante volte si è esagerato, di interpretare tutto questo in una chiave che va al di là del fenomeno amoroso puntualmente descritto. Quindi siamo a una svolta fondamentale della nostra storia culturale, perché è Dante che ci consegna una concezione d'amore globale, complessiva, in cui rientra l'amore per donna, rientra i peccati carnali di coloro che la ragione sottomettono al talento, ma c'è anche l'amore per Beatrice, eccetera, eccetera. Nella canzone, in una canzone famosa, Amor che movi, Dante cosa spiega? Amore è una forza cosmica che investe il creato e investe tutti e mette in movimento, è la vita. L'amore è la vita. E tutti siamo soggetti a vari gradi, a vari livelli, in vario modo, a questo amore. E questa concezione poi approderà a esiti completamente religiosi, a esiti metafisici, religiosi, alla creazione, eccetera, eccetera, eccetera. Naturalmente ne nasce un problema per Dante, che poi vedremo, cioè che accenno molto brevemente. Nella stessa canzone è quasi divisa in due parti. Nella prima parte espone questa concezione cosmica di amore, nella seconda si lamenta che la sua giovane donna che lui ama non gli corrisponda. E questo è inconcepibile. Se amore è questo, come mai la donna non corrisponde? Come mai amor amato non mai perdona? Perché non risponde? E dovrebbe anche lei. Allora Dante inventa la figura della pargoletta. Dice sì, lei risponderà, ma bisogna aspettare perché è troppo giovane. È troppo giovane, ma poi per forza anche lei subirà questa forza. E di lì nasce il mito dell'amore per la pargoletta, per la giovane. Ma intanto non corrisponde la pargoletta, e cosa ne nasce? Ne nasce Le Petrose. Ne nasce una poesia fortemente violenta e agonistica in cui si inceda lo scontro fra una forza calda, universale, e una forza fredda e sterile, la forza della pietra, che è la più lontana dall'influsso materialmente, come pietra si colloca all'opposto del principio di vita che scende dal cielo, che investe il creato, e resiste e quindi non è scaldata e mutata dall'amore. E così nel mio parlare mette in scena questa concezione agonistica. Bene, ho parlato più di Dante che di Cavalcanti. Cavalcanti ignora tutto questo e gli è estraneo, come scrive anche Arques nel suo bel libro. La poesia di Cavalcanti è una poesia dell'io, dell'esperienza d'amore, e di un'esperienza d'amore connotata in senso negativo, in senso come passione che appartiene al mondo
dei sensi e non al mondo dell'intelletto. Però la posizione di Cavalcanti e così la posizione di Dante sono complementari, nel senso che per capire bene l'una, la forza dell'una, è anche necessario capire la forza dell'altra. E da un certo punto di vista, forse un po' provocatoriamente, vorrei leggere, aspettate se lo trovo, ma sì, lo trovo, non c'è. Allora, per io sono stato con l'amore insieme. Io sono stato con l'amore insieme, che potrebbe essere un riassunto della posizione di Cavalcanti, che Dante riconosce anche in questo caso come propria. Dante dice: io sono stato con amore insieme dalla circolazione del sol mia nonna, cioè fin da bambino, fin da quando avevo 9 anni. E so come egli affrena amore e come sprona e come sotto lui si ride e geme, quindi come sotto di lui si impazzisca. Chi ragione o virtù contra gli sprieme, cioè chi cerca di usare ragione o virtù contro amore come un rimedio, una medicina, un qualcosa che contrasti amore, fa come quei che la tempesta suona, fa come quelli che suonano le campane per allontanare la tempesta, cioè fa qualcosa di perfettamente inutile. Perché? Perché nel cerchio della sua palestra libero arbitrio giammai non fu franco, sì che consiglio in van di si palestra. Contro amore non c'è nulla da fare, ragione o virtù sono impotenti. Questa è la posizione di Cavalcanti, detta in una maniera estremamente riassuntiva, perché poi Cavalcanti, come si spiegava bene, spiegavano bene gli altri, è un filosofo, è molto sottile e argomenta, eccetera, ma ridotta all'osso, questa è la posizione di Cavalcanti, che Dante fa proprio, e fa proprio nei tardi sonetti a Cino, e quindi pone anche un problema sulla... Cos'è? Una palinodia di Dante nei confronti dell'amore per Beatrice, nei confronti degli altri amori? È una... Qui ne nasce, secondo me, un grosso problema, perché forse l'amore per Dante alla fin fine anche Dante lo condanna, perché poi l'amore vero è quello di Paolo e Francesca, nel quinto dell'inferno. Quindi il discorso su quello che è l'amore, non l'amore per Beatrice, che è una cosa così eccezionale che sfugge un po' alle nostre categorie, ma l'amore amore, alla fin fine, è quello di Paolo e Francesca, ed è condannato, perché è un esempio di coloro che la ragione sommettono al talento. Non c'è poco da fare. Dante, in questo senso, sarebbe da rivedere la sua posizione generale nei confronti di amore, che finisce per accettare forse il fatto che l'amore, che Cavalcanti ha ragione. Alla fin fine. Ha ragione, ma ha ragione per la sua parte, perché poi amore è tanto altro. Beatrice cosa dirà a Dante? E dirà: dopo che avevi conosciuto me sei tornato ad amare, ma com'è possibile? Sei andato giù in picchiata. Quindi, insomma, quindi il rapporto poi non è così semplice. Dante supera Cavalcanti una volta per tutte. In un certo momento lo supera nella vita nuova. Va oltre, abbozza una concezione d'amore molto più complicata, che poi si complicherà, si arricchirà, diventerà grande, affascinante, eccetera, eccetera. Ma quell'amore resta la verità dell'esperienza d'amore che Cavalcanti descrive, è troppo forte, troppo esatta, troppo acuta, troppo vissuta per poter essere negata come semplicemente falsa o sbagliata. Non ha nessun senso dire sbagliata, perché Cavalcanti la prova così. Quindi è inutile stare a dire: ma no, non è vero, e come non è vero? Per me è così. Allora, qui andiamo a un altro principio molto importante legato
alla posizione di Cavalcanti, che cerco magari un po' di illuminare in maniera un po' saltuaria. Noi prendiamo come un topos normale quello che dicono tutti, dice Dante, dicono Brunetto Latini, lo dicono tutti. Amore è qualcosa che intender non la può chi non la prova. È un'affermazione sul piano filosofico potentissima. Cosa vuol dire? Amore è una cosa che intender non la può chi non la prova. Tra intelletto e intelletto tutto si deve intendere. Se siamo nel campo dell'intelletto e della ragione, perché una cosa devo provarla per capirla, per intelligere quella cosa? È un principio fondamentale. Cosa significa? Significa che la sensazione, la passione, il pathos non è partecipabile. Io l'ho fatto molte volte, mi scuso tantissimo di ripetere dei luoghi comuni, ma ormai sono abituato un po' a dire due o tre cose. Se io, e quindi ripeto il mio paragone, molto sciocco, se io mi do una martellata sul dito, sento un gran dolore e grido dal dolore. Dopodiché posso razionalizzare la cosa e spiegare che cosa ho sentito. Lo spiego a lui cosa ho sentito. È la stessa cosa? No. È una cosa totalmente diversa. Lui potrà capirmi se a sua volta si darà una martellata sul dito e sentirà quel dolore. Ma non ci sarà nessuna spiegazione intellettuale che pareggi la sensazione, che pareggi la verità, non la sensazione, che pareggi la verità istantanea di quell'avvenimento sensibile e corporale, che non è per ciò stesso trasferibile per via intellettuale. Potrà solo anche lui darsi una martellata. Io posso parlare di amore a un altro, che capirà se lui stesso ha vissuto l'amore, altrimenti non potrà assolutamente capire. Allora il paradosso della poesia di Cavalcanti è il paradosso di un poeta che si aggira disperato, di un poeta intellettuale, filosofo, di fronte a qualcosa che la sua filosofia e il suo intelletto non controllano. E di qui il suo dramma. Leggiamo il sonetto, anche qui, è il 14°, non si ha le tristi penne sbigottite. 17. 17, 18. Scusate. 20, 14. Il 18°. 18°, sì. Che è bellissimo, Rossella ha ragione, è stupendo. Cosa dice questo sonetto di Cavalcanti? Si rivolge agli strumenti di scrittura con cui scrive. Noi siamo le triste penne sbigottite, le cesoiuzze, il coltellin dolente, che avemo scritto dolorosamente quelle parole che voi avete udite. Or vi diciamo perché noi siamo partite e siamo venuti a voi, amici lettori, perché la man che ci movea dice che sente cose dubbiose, cose che non può dire, le quali lo hanno così distrutto e hanno posto sì presso alla morte che altro non è rimasto che sospiri. Le penne non possono più scrivere perché sono di fronte a ciò che non si può scrivere, di fronte a qualcosa che il poeta sente e che lo porta vicino alla morte e lo riduce solo a sospirare, cioè a manifestare in maniera altrettanto sensibile questa condizione. Or dice: vi preghiamo quanto possiamo più forte che non sdegnate di tenerci voi, tanto che un po', se avete un po' di pietà. Quindi le penne
la penna, la cesoiuzza, il coltellino per raschiare, sono i patetici amuleti che non riescono più a scongiurare il dolore d'amore e a dare una forma a ciò che il poeta sente. Il poeta rinuncia e dice, le cesoiuzze, dice, noi siamo partite, ora vi diciamo perché abbiamo lasciato il poeta. E per esempio allora diventa pregnante un altro famoso sonetto, tu mai si piena di dolor la mente che l'anima si briga di partire, parte da me la mia anima, non è più con me, perché io soffro la pena d'amore. Questa è una condizione. Ecco perché il fascino di Cavalcanti nella modernità. È la modernità incredibile di Cavalcanti che gioca su questa concezione di una poesia che percorre il confine tra ciò che si riesce a dire e ciò che sta oltre e non si riesce a dire perché appartiene al mondo della passione, che intendere non la può chi non la prova. Tutto ciò è molto intrigante perché non comporta solo naturalmente il fatto che amore per Cavalcanti sia un fenomeno doloroso e distruttivo di quella razionalità a cui tiene tanto, ma il punto è che si presenta estremamente e in maniera irresistibile, estremamente seducente. Quindi non è legato al tema della donna cattiva, della donna che non corrisponde. Al contrario, Cavalcanti era un gran signore, probabilmente non aveva assolutamente di questi problemi. Non è il punto drammatico della tradizionale poesia d'amore, che tutti si lamentano che la donna non corrisponda all'amore. Questo è il topos, è tutto il linguaggio d'amore della tradizione precedente. Grosso modo è quello. Non è il problema in Cavalcanti, la donna può anche avvicinarsi in maniera pietosa e se più la donna si avvicina e più la morte è vicina e più la donna si avvicina e più anche animata da pietà deve constatare che il poeta sta morendo di dolore perché è sopraffatto da qualcosa che la sua ragione non controlla. Quindi c'è anche questa schizofrenia tra, diciamo, la dolcezza della promessa, da questo impulso d'amore che si presenta così seducente e la realtà di una distruzione psichica che distrugge il poeta, legata poi al fatto del fatto che tutto ciò è fondamentalmente non rappresentabile. Tanto è vero che poi sarà ancora Cavalcanti che dice io sono ridotto a essere di rame, di pietra, di legno, vado come uno che va solo per maestria. E qui faccio un po' una piccola osservazione. Dice, il cammino e vado solo per maestria, come un automa, perché l'amore mi ha espropriato di quello che è il mio cervello, sono un robot. Che tu, Chiosi, ma come altri, come vado in virtù di un meccanismo. È vero, non è indubitabile che sia la spiegazione giusta, però quel per maestria è un po' più sottile. Io direi come uno che lo fa perché è meccanicamente abituato a farlo, perché è quello che sa fare, ma senza averne più una precisa consapevolezza. Non so, un po' come il cavaliere dell'Ariosto che andava combattendo ed era morto. Non è solo meccanicamente un congegno, è una cosa comunque che è diventata automatica nella persona. Io potrei continuare perché lo so, molto sparsi questi appunti, però voglio togliere ancora una piccola, così, un piccolo sassolino a proposito del disdegno, che io non ho le tue vedute, ma lancio più una cosa che mi turba da tempo. Tu hai detto, giustamente, hai richiamato il sonetto di cui poi parleremo, di Cavalcanti, io vengo il giorno a te infinite volte. Cavalcanti scrive a Dante un sonetto e dice io vengo da te infinite volte, e però
non posso neanche dire che mi piacciono le tue poesie perché mi vergogno per la virtualità. Ha suscitato naturalmente e giustamente un mare di interpretazioni. Qui non vorrei che fosse in cauda venenum, ma io non condivido assolutamente l'interpretazione che è lanciata da De Roberti, che chi parli sia amore. Perché ne nasce una contraddizione pazzesca, che secondo me risulta anche dal tuo cappello. Mi dai la pagina? 496, cioè all'inizio del 496. 196. 496. Allora, tu dici, da questo punto di vista, vile è quella persona che non ha una visione nobile e eroica di amore. Ma allora questo non è Cavalcanti che può rimproverare Dante di questo. Tanto è vero che questa frase, mi sembra, contrasta con la finale. Cavalcanti continuava a avere la sua idea negativa e dolorosa del fenomeno erotico. Come può Cavalcanti, amore, l'amore in persona, Cavalcanti attribuire ad amore delle parole, rimprovera Dante la tua vita perché non ha una concezione elevata di amore, quando Cavalcanti stessa non ce l'ha? Lì c'è qualcosa che non torna. Lì io sono per l'interpretazione rigorosamente, e più ci penso sempre più politica del contrasto tra i due, però questo poi può essere altrettanto discutibile, me ne rendo perfettamente conto. Ma che sia amore, è difficile pensare che l'amore, come intende Cavalcanti, rimproveri Dante di non avere la concezione nobile e eroica di amore. No. Semmai è il contrario. Potrebbe essere Dante a rimproverare Cavalcanti di non avere una concezione nobile ed eroica di amore, non certo Cavalcanti, sarebbe uno strano gioco delle parti. Torno al punto del disdegno, scusate se vado un po' per salti. Il disdegno. Questo sonetto, Cavalcanti dice a Dante, io non vengo da te per la tua vita, cioè ti schifo, cioè ho disdegno verso di te. O no? Questo mi pare indubbio, no? Allora, un giudice normale di tribunale, in base alle prove, se dovesse dire che cosa Cavalcanti ha disdegnato nel decimo dell'inferno, direbbe Cavalcanti ha disdegnato Dante. O no? Abbiamo le prove. E anche quando Dante scrive tu e Guido, eccetera, vorremmi un vasel e così via, Cavalcanti risponde e dice no, io su quel tuo vasel, sulla tua barchetta, io non ci salvo. Allora, quando nell'inferno Dante dice io sono qui, non vengo da me, c'è là uno che accompagna me, cui forse Dante, Guido vostro, ebbe a disdegno. Perché non potrebbe essere Dante stesso? E quel forse avrebbe il valore di un inciso molto potente, come dire, se Guido non è qui con me, chiedetelo a lui, è lui che non ha voluto, che mi ha schifato, è lui che mi ha disdegnato, se non è qui, boh, forse, chiedetelo a lui, non chiedetelo a me. La butto lì, è una delle tante suggestioni di Dante, che è un maestro di, come si dice, polisemia, di vari significati. Io non farò in tempo a farlo, ma commentando continuamente Dante, mi trovo sempre di fronte a versi che grammaticalmente sono interpretabili in più maniere. Sempre. Sarebbe da fare un elenco. Passi famosi, esordi, era allora che i naviganti intenerisce il cuore, non si capisce poi che a un certo punto chi sia il soggetto potrebbe essere, non cambia il significato e la bellezza dei versi, ma c'è sempre la possibilità di costruire i versi in un'altra maniera. Parte del fascino della poesia di Dante è questa sua è questa schizofrenia tra una certezza formidabile che ci comunica qualcosa che gli altri poeti non ci comunicano, la certezza, e l'altra faccia
questa sublime ambiguità che sempre ha nei suoi versi. Potrei fare un'antologia di passi famosi di Dante, che famosi e certi, in cui in realtà si potrebbero interpretare in un'altra maniera. Quindi questo discorso sul disdegno di Guido è comunque un disdegno molto importante, è legato forse a circostanze di vita, non, poi ognuno ha la sua opinione e tutte sono discutibili, però sarei sicuro che non è personalmente, poi, che non è in figura d'amore che il sonetto è rivolto, proprio perché alla base sta qualcosa che è contraddittorio con l'idea stessa che Cavalcanti ha dell'amore, no? Mi sembra che sia così. Scusate, sono un po' divagato, ho detto cose un po' diverse, ma vorrei solo essere riuscito a dare un'idea dell'importanza di questo momento e di questo rapporto Cavalcanti-Dante, che non sta solo in una posizione di superamento di Dante nei confronti di Cavalcanti. C'è un superamento, ma poi c'è un ripensamento, c'è un'esperienza di poesia amorosa che non può che verificare la verità dell'esperienza cavalcantiana, che Dante non può non riconoscere. E questa presenza, infatti, in qualche maniera, perché poi permea tanta parte della commedia in maniera più o meno sottopelle, ma perché Cavalcanti ha ragione. Dante dice tante altre cose, sposta il discorso più avanti, eccetera. Ma su quello che è questa esperienza poetica del predominio di una passione, che la passione è vita e in quanto vita è impartecipabile e indicibile, questo sta proprio al cuore dell'esperienza moderna così grande di Cavalcanti. Grazie. Credo che migliore sigillo al nostro incontro non potessimo immaginare, se non appunto nelle parole di Enrico Fensi, anche proprio nei termini, nell'espressione di dubbi e di ambiguità e di difficoltà interpretative che questi testi cavalcantiani in associazione con il mondo dantesco evocano e portano. Quindi noi siamo arricchiti da questa esperienza, non solo appunto dalla presentazione, dalle parole dei locutori di oggi pomeriggio, ma in particolare proprio da questa bella pietra miliare fissata da Rossend d'Arques con la sua edizione che, appunto, torno a ripetere, apre nuove strade, apre nuovi dubbi, per fortuna, e quindi ci conforta nel nostro lavoro. Chissà, magari avete anche qualche illuminazione anche voi da comunicarci e qualche domanda, qualche interrogativo, qualche dubbio, e senz'altro c'è spazio per poterlo fare. Posso? Prego. Niente, dicevo, vorrei lumi su due questioni rapidamente, se possibile, questioni su cui procedo appunto a lume spento. Cioè, nella cultura fiorentina della seconda metà del 200 ci sono tracce, attestazioni di averroismo, di qualche forma di averroismo? Questa è la prima questione. E poi mi sembrava dal primo intervento che addirittura in Dante ci possa essere qualcosa del genere. Volevo un chiarimento su questo. L'altra questione mi è venuta in mente sentendo appunto il celebre sonetto delle triste penne sbigottite, delle cesoiuzze, eccetera. E un altro aspetto dell'estrema modernità di Cavalcanti potrebbe essere proprio questa presenza degli oggetti, questa oggettualità
che si ritrova da Montale a Ponge, insomma, in tanti poeti contemporanei. Grazie. Primo aspetto. No, sul primo aspetto ovviamente ci sono tantissimi elementi che portano all'averroismo e alle diverse scuole e a diversi modi di accogliere o di recepire l'averroismo. Io qui citavo alcuni esempi, vediamo se li trovo comunque, che sono evidenti, no? Per esempio nelle scuole di medicina, nei medici che erano filosofi, quindi ci sono molti molti esempi, no? Il problema è, casomai, siccome non è monolitico, come diciamo alcuni vogliono parlare di un averroismo come se fosse una categoria dello spirito, ma scuole che leggono diversamente averroè, e allora lì si tratta di se c'è un averroismo, almeno quello che mi ha sembrato di capire uno degli studiosi più bravi dell'averroismo è Brené, insomma, o anche Porro parla di questo. Che tipo di averroismo? È evidente o sembra evidente, no? Per esempio, no? Dei medici e filosofi dell'epoca, per esempio Taddeo Alderotti oppure Pietro D'Avano, quindi erano persone che in qualche modo potevano esprimere queste idee o essere in rapporto a, però insomma il problema è Cavalcanti come si allaccia a loro. Questo è l'averroismo, c'era però in che modo, il problema è in che modo Cavalcanti si allaccia a chi e come, no? E quindi anche il terreno è propizio, perché lui dimostra avere una conoscenza scientifica, medica, importantissima. Quindi se questi medici erano anche loro, cioè avevano questa stessa idea del mondo, questa stessa usavano questi tecnicismi, eccetera, e poi anche erano legati a un certo averroismo, potrebbe, perché no, essere in funzione. Poi l'altra cosa è se la poesia di Cavalcanti, non dico Donna me prega, perché mi sembra che si appiatisce questa straordinaria poesia a un testo che è fondamentale, sembra essere stato fondamentale, però la poesia di Cavalcanti va in un'altra direzione. Non è Donna me prega. Io mi sembra di dover ricordare che non è Donna me prega. Beh, certo, la vicinanza delle scuole bolognesi, dove l'averroismo è conclamato, soprattutto negli ultimi due decenni del 200, ci dice che il passaggio e l'espansione, poi non facilmente documentabile, delle teorie averroistiche doveva essere abbastanza semplice, abbastanza facile. Arrivo a dire, ma è un esempio un po' diverso per quanto all'interno di un contesto di questo tipo, che ad esempio alcune teorie di Avicenna, che sono un po' gemelle di quelle averroistiche, intridono, permeano il testo di quel poemetto intitolato L'intelligenza, ancora non ascritto a un autore, e che è prodotto proprio negli ultimi anni del 200 e che fu poi attaccato da alcuni autori e via dicendo. Cioè, evidentemente queste teorie eterodosse circolano molto. Dopo la condanna del 1277 di Étienne Pompier, evidentemente se si arriva a una condanna ufficiale da parte del papato, è evidente che c'è una diffusione allarmante che va bloccata e via dicendo. Quanto all'oggettualità, sì, di Guido Cavalcanti, è una delle
caratteristiche primarie della sua poesia, che è tutta una oggettivazione in figura. Il suo io si oggettiva negli spiriti, nelle parti del corpo che vengono interessate dall'amore, si oggettiva nelle penne sbigottite che parlano per lui, che agiscono per lui, per l'innamorato e via dicendo. In questa è di una modernità straordinaria, veramente quasi freudiana. Prego. Può venire qua, forse, se vuole. Grazie mille. Grazie mille davvero per la lezione, gli interventi sono stati davvero molto belli e anche un po' provocatori, cioè, che hanno, possono fornire degli spunti di riflessione. Possono fornire degli spunti di riflessione e dei dibattiti appunto tra gli studiosi, e volevo appunto ritornare sul sonetto I Vegni a te infinite volte, cioè Rea, che anche ha commentato appunto nell'ultima edizione più recente italiana, ripropone comunque la tesi di che sia amore colui che parla, e secondo me è abbastanza convincente, perché appunto anche nella terzina finale del sonetto si dice vengo in modo da non farmi vedere, quindi sarebbe un po' poco probabile, cioè se fosse stato Cavalcanti, e poi anche comunque l'attacco letteralmente non è tanto possibile vedere infinite volte, poi mi sembra anche un'affermazione abbastanza non da Cavalcanti, no? Essendo sempre un po' un gradino sopra Dante, che fa un po' da maestro, quindi effettivamente quella mi sembra abbastanza convincente l'interpretazione di amore. Poi su altre cose, sul disdegno, lì ci sono delle questioni più spinose, quindi però niente, volevo dire solo questo, e appunto che avete disseminato varie provocazioni, quindi sono utili per spunti di riflessione. Grazie mille. Grazie. Io ho detto la mia e sono naturalmente convinto di quello che ho detto. Anche in altri casi si nota, no, questo lo dico in maniera anche un po' polemica se si vuole, che nel linguaggio dei poeti, anche quando non parlano d'amore, poi parlano sempre d'amore perché c'è sempre qualcosa. Ma il lessico era anche quello. Secondo me, se avessero scritto le regole del 3-7, ci sarebbe qualcuno che noterebbe, dice ma parla d'amore, perché qui c'è un lessico, ci cioè sono delle parole che sono della poesia d'amore, ma perché quello poi era la lingua con cui dicevano qualsiasi cosa. Quindi può darsi che ci siano anche qua e là che ci siano delle occasioni, qualcosa che si rifaccia, però non è, secondo me non è la questione, per la ragione fondamentale che ho detto, cioè che se Cavalcanti, come tu dici alla fine, ha questa concezione negativa di amore, e poi non è ragionevole poco prima attribuire a Cavalcanti un rimprovero in nome di amore, per chi non ha una concezione diversa di amore, cioè c'è qualcosa lì che secondo me non convive. Comunque, ripeto, poi che ci possa essere interpretato anche come amoroso in base al linguaggio, può essere, però era un po' anche il linguaggio che aveva a disposizione in poesia per dire qualsiasi cosa. Grazie. Sì, sono arrivata tardi, quindi non so se la questione è stata sollevata, comunque domando. A me incuriosisce, interessa in modo particolare la ballata Frescarosa Novella, quindi il Cavalcanti, diciamo così, un po' più arcaico, sia dal punto di vista di quello che diceva il professor Ciccuto, cioè dell'evoluzione delle immagini e dell'immagine della figura d'amore, sì, anche proprio nell'idea, insomma, che abbiamo delineato di un Cavalcanti che in qualche modo ha come tratto distintivo la drammatizzazione del sentimento amoroso. Quindi mi chiedevo, nel insomma, trattare questa ballata all'interno anche del commento, o comunque nella vostra esperienza di interpreti,
Pensate che si tratti semplicemente di una riproposizione di una topica amorosa, insomma, diciamo così, un po' vetusta come quella siciliana, oppure che si tratti effettivamente di un testo di snodo, come io sinceramente tenderei a pensare, rispetto anche al fatto che si tratta appunto di una ballata e all'esperienza, diciamo, proto-stilnovista, mi viene in mente Buona Giunta, ma anche, diciamo, il Guinizelli meno rivoluzionario. Quindi, so, è una domanda un po' specifica, però mi rimane qui e colgo l'occasione. Affar tuo. Poi. Sì. Sì. Io, francamente, questa io la vedo come arcaica, e quindi per questo, diciamo, nella mia introduzione io situavo due poli, e uno dei poli era questo, Fresca Rosa Novella, l'altro era l'assoluto opposto, che a me sembra Donna mi prega. Ma questo ci indica, dovrebbe indicarci un Cavalcanti diverso, o molto più d'accordo con anzi addirittura prestinovistico, no? Quindi, però comunque, voglio dire, ci sono qui delle idee che dovrebbero situarci in un'orbita molto più simile a quella di un Dante, del Dante degli inizi e di altri amici. Quindi io non, per quello che voglio dire, qui non c'è niente di rivoluzionario, secondo me. Se vuoi, il ritmo, la bellezza enorme di questa poesia, sì, che la distingue, anche per quanto stia lavorando su cose già dette, cose già pensate, eccetera, il linguaggio. Però è vero, io adesso penso quello che avevo scritto. Una cosa strana, sia in Donna me prega, sia in questa canzone, hanno un lessico completamente diverso a quello delle altre poesie, e anche Donna me prega, cioè Donna me prega ancora di più, però voglio dire, è una cosa curiosa che va notata, poi il significato io non lo so, però è curioso che questa poesia è completa, cioè ha una percentuale di lessico incredibilmente alta, che non corrisponde poi al lessico dei sonetti e di altre ballate, eccetera, no? Quindi che cosa indica questo? No? C'è, ovviamente c'è questa arcaicità sicuramente che porta a un mondo, comunque succeda quel che succeda, significa quel che significa questa grossa distinzione, è una bellissima ballata, questo non c'è ovvio, non c'è dire, è ovvio, no? Non so se volete aggiungere qualche cosa. È difficile dire, no? Naturalmente proprio non abbiamo scansioni cronologiche di tutta la produzione, quindi restiamo nel campo delle ipotesi e anche delle accezioni personali di lettura. A qualcuno, non a me, ma a qualcuno potrebbe venire anche l'idea, conoscendo un po' Cavalcanti, che questo sia un testo di tenore parodico, in cui lui prende in giro il linguaggio di questi che si divertivano a fare poesie d'amore, no? E che si trovavano nel vasello e cantavano. Ma naturalmente non è così, però è chiaro che sono testi che si possono orientare in varia forma, in varie direzioni, a seconda delle categorie lessicali e culturali alle quali rispondono. E Fresca Rosa Novella effettivamente è un testo all'apparenza arcaico, di primo pelo, potremmo dire, no? Per un autore come Cavalcanti, che conosciamo come loico, come filosofo e via dicendo. Questo viene per effetto di contrasto, insomma. Ecco, sì, l'aspetto in effetti. Diciamo, come dire, l'ordinamento tradizionale. Lui ha detto che ha provato, come dire, a ricostruire, diciamo, no? A dare un nuovo ordine a queste rime, ma effettivamente, diciamo, è una presa disperata, perché non ci sono elementi interni,
appigli, diciamo, di qualsiasi tipo, no? Concreti che consentano di tracciare lo sviluppo. Ma anche questo criterio, come dire, stilistico, che distinguerebbe tra una fase più arcaica e una fase più matura, è evidente che si tratta di una pure semplice convenzione. Ma lo vediamo, la libertà che questi poeti hanno nell'attraversare alcuni generi, no? Nel calarsi in alcune forme liriche, è, diciamo, vanifica di per sé questi tentativi. Lo vedevamo prima, ce lo ricordava prima Enrico Fenzi, insomma, noi leggiamo un sonetto come quello rivolto al Cino e improvvisamente ci ritroviamo, no? Dopo la vita nuova, le grandi conquiste della vita nuova, ci ritroviamo e riprecipitiamo nuovamente in una maniera cavalcantiana. Allora, che cosa dovremmo fare? Dovremmo attribuire quel sonetto, dovremmo retrodatare quel sonetto e dire che, chiaramente, no. O i sonetti comici di Guido, per esempio, perché quelli dove li collochi? Dove si collocano? Sembra un altro poeta. In quale fase di questo presunto, diciamo, di sviluppo? Ma io ho dei dubbi che un ragionamento del genere si possa fare per il Canzoniere di Cavalcanti, che secondo me da questo punto di vista è stato, diciamo, eccessivamente, come dire, romanzato. Ma anche lì ci sono in realtà alcune difficoltà. Invece è una cosa, approfitto di questa osservazione, diciamo, la integro con un'osservazione che diciamo, nasce sempre dalla relazione dal discorso di Enrico Fenzi, quando diceva giustamente che noi ritroviamo la maniera cavalcantiana, insomma, il modo cavalcantiano di intendere l'amore anche nel canto di Paolo e Francesca. Quello è l'amore di Cavalcanti. Ed è sicuramente vero che Dante lì, dire, avverte la forza, no? La potenza di questa visione. Però è anche vero che, diciamo, che Francesca espone il proprio punto di vista. Dannata ricostruisce la propria visione dell'amore, che non coincide, questo Dante, come dire, ce lo dice esplicitamente, non coincide con quella dell'autore. Cioè non coincide con quella di Dante. La differenza sta proprio in questo, cioè che Dante, no, recupera quell'elemento di libertà rispetto alla forza, no, delle passioni, che invece è negata dalla prospettiva cavalcantiana. Aggiungo soltanto una piccolissima cosa ancora su questo punto. Quando si parla rispetto, diciamo, per quanto riguarda la concezione dell'amore, di spiritualismo, diciamo così, dantesco, in opposizione al naturalismo cavalcantiano, cioè, secondo me, ed è verissimo quello che diceva Fenzi, che le due posizioni si illuminano a vicenda, diciamo così, ma bisogna coinvolgere in questo confronto anche Pinizelli, che figura da questo punto di vista centralissima, ovviamente anche per maturare, come dire, il superamento cavalcantiano di Dante. Però, diciamo, secondo me si tende a trascurare un fatto, cioè che Dante supera anche Guinizelli, perché quello di Guinizelli, quello espresso in Al Cor Gentil, per intenderci, è un naturalismo diverso da quello di Dante, ma è pur sempre un naturalismo. Da quello di Cavalcanti, scusate, ma è pur sempre un naturalismo. Perché? Perché lì si dice che amore è bene, favorisce il perfezionamento dell'individuo. Perché? Perché attua una disposizione. E tutto ciò che attua una nostra disposizione naturale è nobile, è buono. Ma non è questa la posizione dantesca. La posizione dantesca è quella. Poi Dante affida ai canti centrali del Purgatorio, rivendica costantemente la libertà rispetto a ogni forma di determinismo naturalistico, che sia positivo, come nel caso di Guinizelli, o che sia appunto quella forza che irrompe, distrugge, spezza le nostre facoltà, eccetera. Quindi da questo punto di vista mi sembra importante, appunto, diciamo, richiamare tutte e tre queste posizioni, perché davvero si chiariscono vicendevolmente. Volevo solo aggiungere questo. Io volevo approfittare per
per aggiungere qualcosa. Quello che Dante dice nel sonetto a Cino, che virtù e ragione non servono contro amore e che il consiglio, eccetera, è esattamente il contrario di quello che lui in sede puramente speculativa sostiene poi nella commedia, cioè quando definisce il libero arbitrio e quando dice l'uomo ha sempre la possibilità di tenere sotto controllo perché è dotato della virtù che consiglia. Quindi è esattamente l'opposto, proprio dice esattissimamente l'opposto, quindi anche questo è singolare. Volevo aggiungere un'ultimissima cosa che un po' ha costituito in passato, così, Dante e Petrarca sono i grandi poeti d'amore perché hanno scelto l'amore unico, in percentuale non del tutto perché ci sono altri motivi, ma Dante è stato costretto dalla sua stessa logica a sostenere che Beatrice era, e lo dice paragonandola a Giovanna, cioè che tutti gli uomini dovrebbero amare Beatrice. L'argomento principale, uno degli argomenti nei trattati medici sulla irrazionalità di amore, è che ognuno si innamora di chi vuole. Allora, se io mi innamoro e l'altro si innamora, se l'oggetto d'amore è, diciamo così, tra virgolette, casuale, vuol dire che non c'è una buona ragione. Se ci fosse una buona ragione dovremmo amare tutti la stessa persona, cioè quella che ha la somma delle qualità maggiori, e giustamente, come preferiamo una torta più buona o una cattiva, e così dovremmo preferire la donna migliore rispetto a tutte le altre. E nella Vita Nuova questo è abbozzato in Giovanna e Beatrice. E poi Dante con tanta coerenza mantiene questo principio che noi non lo avvertiamo quasi più, ma in realtà si mantiene fedele all'idea che Beatrice è veramente l'unica donna che può essere amata, perché è la migliore di tutte, si può amare solo la donna migliore, tutti dovrebbero amare la stessa donna in qualche maniera, perché è un'immagine del bene in sé, altrimenti si ricadrebbe nell'irrazionalità, cioè nel fatto che non c'è un criterio per cui io mi innamoro di una persona e lui si innamora di un'altra persona. Allora a questo punto dove sta il principio di scelta, eccetera, eccetera? E quindi nella Vita Nuova lui si stacca anche da Cavalcanti e rimprovera il criterio della somiglianza attraverso l'episodio della donna pietosa, perché Cavalcanti a Tolosa si innamora, perché Cino dice ma tutte quelle che assomigliano alla mia donna, io mi innamoro perché assomigliano alla mia donna, e no, ce n'è una sola. E quindi è la logica anche della sua posizione che lo porta a questa cosa che poi di fatto a noi sembra totalmente fuori luogo, insomma, puramente intellettuale. No, poi di quel capitolo della Vita Nuova è anche singolare un'altra cosa, che Dante dice a un certo punto volevo mandare questo sonetto a Zio Cavalcanti perché pensavo che fosse ancora innamorato. Non lo è più. Non lo è più. Quindi, e allora? Cavalcanti già si è distolto dal corteo di Beatrice. Certo. Quindi già c'è, come dire, il segno. Quindi amore in quel caso è un episodio, non è una cosa... una scelta per sempre. Bene, se non ci sono altre domande, io esprimo la mia personale soddisfazione, sono contento, come spero che siate voi, di questo dibattito e grazie della vostra partecipazione.